a tutte le persone che ci guardano. Io sono Federica della libreria Antigone, una libreria LGBTQIA+, femminista di studi di genere. E noi abbiamo aperto circa un anno fa qui nel quartiere di San Lorenzo, con molto orgoglio. Vediamo molta partecipazione da parte del quartiere e non solo. Vuol dire che queste tematiche sono interessanti e come libreria ci teniamo a far diventare questa libreria non solo un posto dove si vendono libri, ma un posto sicuro per le persone della comunità, e organizziamo tantissimi eventi proprio per invitare la gente a stare, a partecipare, a fare rete. Con molto piacere la proposta dell'Irene Fest di ospitare alcune delle presentazioni in calendario, e ci ha fatto piacere di essere state coinvolte e essere diventate parte di questa rete, e speriamo di continuare così. Io sento i giorni scorrere come i grani di un rosario, corposi, pesanti, distinti a volte. E più passa il tempo e più si svela il loro senso tangibile nell'ordito di un pregiato ricamo, in cui ogni punto è sapientemente inciso da una mano. All'inizio insicura, tremolante, ignara, ma poi sempre più esperta e incisiva, la tua. I giorni scorrono e lo sguardo su di te, sulla tua vita, diventa sempre più nitido e mirato, mentre è gravato il tuo passo dall'incedere degli anni. Io sento il fluire dei giorni in questa altalena di luce e buio, mentre conduco la mia navicella in un porto che non conosco ancora, dove io sarò diversa da quella che ora sono. Ma porterò con me gli affetti della traversata. Lo stereotipo lo sappiamo cos'è, è un'imposizione, tra virgolette, subita dalla società, cioè l'individuo subisce lo stereotipo sociale, perché, proprio perché la società è un sistema rigido che chiaramente esercita un controllo sulle individualità. E allora cosa voglio dire? Dobbiamo vivere. Noi donne scrittrici dobbiamo vivere con consapevolezza ciò che facciamo, ciò che scriviamo, ciò che diciamo, senza chiamare sempre questo, rendere, come dire, rendere ancora valido questo stereotipo. Ci dobbiamo credere noi stessi, cioè noi stesse dobbiamo credere in quello che facciamo. Non dobbiamo, come dire, lottare contro lo stereotipo, ma lavorare. Sul proprio vissuto e, come dire, affermando attraverso le nostre opere la nostra identità femminile, senza pensare di dover fare questa gara, perché, ripeto, la persona non ha sesso, la persona è definita maschio e femmina, ma prima che lo sia a livello appunto sessuale, è una persona. Questo fatto di settorializzare gli individui, maschio, femmino, neutro, per esempio, per dire, per indicare le altre forme, di sessualità, di affettività. Perché io dico una cosa, che oltre, cioè è riduttivo dividere le persone in base alla loro sessualità, perché noi dobbiamo andare oltre questa definizione, noi dobbiamo parlare di affettività, perché l'affettività è la dimensione più importante della persona, sia essa maschio, femmina, omosessuale o altra definizione che, come dire, ci viene sempre dall'esterno, ma dobbiamo sempre richiamare a quello che è la persona, la persona. Paolo Gambi, che è il fondatore di un movimento poetico, anzi l'ho chiamato Rinascimento Poetico, ha detto, e io concordo, che non c'è nessuna epoca storica in cui la poesia non sia stata praticata, perché la poesia
è un canale privilegiato all'inconscio, e questo non lo dico io, ma l'ha affermato Freud, e quindi è il settore creativo, espressivo, immediato che ha la persona di accedere al proprio inconscio. Quindi tutti possono scrivere poesie. Non confondiamo la poesia aulica dei grandi scrittori con l'esigenza introspettiva dello spirito. La poesia aiuta prima di tutto a canalizzare le proprie emozioni e sentimenti, a mettere su carta, e quindi favorisce la riflessione su quello che tu stai provando in quel momento. Perché attraverso la poesia non è la mente che parla e che si esprime, ma è il cuore, è appunto la sede delle emozioni e delle sensazioni. Dobbiamo dare strumenti alle persone adulte, ai bambini e agli adolescenti, strumenti che mirino alla autoconoscenza. Silo, che è il fondatore del movimento umanista, movimento internazionale presente in tutti i continenti, ha operato attraverso i suoi scritti e i suoi studi una sorta di vademecum per favorire l'autoconoscenza. Autoconoscenza che non deve passare solo attraverso le figure tecniche della psiche, cioè attraverso il neurologo oppure lo psicologo o lo psicoterapeuta, ma è una fase, cioè una possibilità che Silo ha offerto all'umanità, un grande filosofo contemporaneo argentino, ora deceduto. Lui, attraverso i suoi studi, i suoi scritti, ha preparato una serie di percorsi che favoriscono l'introspezione e l'autoconoscenza, non in ambito patologico, ma a livello, come dire, di vita normale, cioè tutti possono accedere a questi percorsi che sono fondamentali. Per me la scuola oggi è priva di questa possibilità, nel senso che se si facessero corsi di aggiornamento che preparino le docenti, i dirigenti a diffondere la pratica offerta da questo grande filosofo contemporaneo, seguace di Gandhi, e sottolineo come dire, l'importanza di questa sua formazione. Lui ha perseguito l'idea di non violenza di Gandhi, perché la violenza non è soltanto quella che noi subiamo dalle bombe, dai conflitti belligeranti, ma la violenza si esplicita in varie forme: violenza sul nostro corpo, violenza tra di noi, come dire, mancanza di riconoscimento dell'altro. Quindi dobbiamo lavorare sul rispetto dell'altro, ma come persona, come fonte, come origine, come dire, come origine di diritti, perché la persona è il fondamento dei diritti, dei valori. Quindi se non si parte dalla cura della persona, dall'autoconoscenza, noi avremo sempre persone che vivono la vita, tra virgolette, subendola, mentre invece vivere la vita in maniera autentica significa essere consapevoli di se stessi e di quello che si fa diciamo nell'immanenza, nel presente. Io dicevo sempre ai miei alunni, per essere consapevoli bisogna essere sempre, anzi per vivere una vita consapevole, pardon, bisogna sapere sempre dove ci si trova e che cosa si sta facendo. Cioè l'importanza del momento presente, cioè vivere intensamente il presente.